La parola che si trasforma in materia, plasmata nell'argilla, ceramiche letterarie, il connubio perfetto fra scrittura e ceramica, in cui si esprime anche tutta la gioia di due artiste, la salernitana Lucia Quaranta e la siciliana Valeria Cipriano, che ha plasmato il libro Panfavole. Ad accomunare le due creative la gioia che è il tratto comune della loro espressione artistica. Il progetto itinerante Ceramiche è stato ospitato da Plan Immobiliare Plan su Arte e Cultura. Presente al taglio del nastro della città dell'Avellinese l'assessore alla pubblica istruzione Lello L'Abate, padrona di casa Tiziana Carpenito. Caso dalle idee pazze che mi hanno sempre accompagnato nella mia vita, perché è l'idea di voler fare della casa un laboratorio creativo, di poter dare spunti di riflessione e progetti di bellezza con il territorio, con i clienti. Del resto la casa è sempre stata non solo le semplici quattro mura, ma è sempre stata una fucina di sentimenti, di ricordi, di progetti e sacrifici che le persone fanno. Per cui, da Plan Immobiliare, ho pensato di creare questo segmento artistico e culturale e chiamarlo appunto Plan Art. E oggi abbiamo il primo evento, mi auguro di una lunga serie, che è Ceramiche, Ceramiche Letterarie. E qui abbiamo, vedete, non c'è più l'agenzia immobiliare, ma abbiamo proprio la mostra delle opere dell'artista siciliana Valeria Cipriano e il libro Panfavole, carboidrati di creatività, quelli buoni, quelli che non fanno ingrassare, dell'artista, dell'autrice Lucia Quaranta. Tutto bello organizzato e disposto dalle mani sapienti e precise delle due performer che oggi mi faranno compagnia in questa nuova avventura, sperando che sia una cosa bella e dia tanta gioia a chi verrà e a chi parteciperà.